Ad aprile 2012 su benessere.com. Se siete stati colpiti dai tipici malanni della stagione invernale, come ad esempio l'influenza o la bronchite, è tempo di recuperare l'energia mentale e fisica. Benessere.com vi propone questo mese, nella sezione dietetica, la nostra dieta per la convalescenza, con tanti consigli utili per stimolare il sistema immunitario e per accelerare la ripresa del nostro organismo. Anche la pulizia della pelle è consigliata in questa stagione per affrontare nel migliore dei modi il sole primaverile. Ma dopo tante sedute dall'estetista per rimuovere le impurità e le cellule morte dalla superficie cutanea, come si fa a prolungarne gli effetti? Nell'articolo sulla pulizia della pelle, che trovate questo mese nella homepage di benessere.com, i nostri esperti sapranno guidarvi e consigliarvi alcuni semplici e utili accorgimenti per mantenere a lungo una pelle più equilibrata e pura. Novità nel campo del fitness. Arriva Intensity, un programma cardio ad alta intensità che combina gli esercizi per il corpo con esercizi di meditazione attiva per la mente. Per gli amanti degli sport acquatici, invece, vi proponiamo questo mese un articolo sul canyoning, conosciuto anche come torrentismo. Si tratta di una disciplina che consiste nello scendere a piedi i corsi d'acqua che scorrono nelle gole scavate nella roccia. È molto meno pericoloso e estremo di quanto non si pensi. Leggere per credere. Sono tante e tutte interessanti le novità presenti nella sezione salute di benessere.com questo mese. Vi segnaliamo, tra gli altri, un articolo sulla idrocolonterapia, una tecnica terapeutica di lavaggio dell'intestino efficace e indolore, con indubbi benefici per chi soffre di disturbi funzionali del colon. Spazio anche alla gemoterapia, una medicina alternativa nata negli anni 50 che utilizza i germogli vegetali come rimedi naturali per la malattia sia croniche che acute. Questo e molto altro su benessere.com, oltre 10.000 pagine di suggerimenti, schede, moduli interattivi, news, eventi e tutto quanto è necessario e utile per vivere bene, in equilibrio con se stessi e con gli altri.